col mio arrivo qui già avevo nella mente questa grande difficoltà di fare un'azione dentro la natura. Non è possibile decorare la natura o fare un'azione di abbellimento. Il mio occhio in effetti subito è andato sulla morgia. Era uno spazio di grande tensione, di grande energia. Quando ho chiesto informazioni mi hanno raccontato la storia di questo cantiere di gesso, dove si è fermato con questa ultima esplosione al centro sopra, che ha creato questa fessura. E per me era una cosa immediata, una cosa tempestiva, di pensare di non ricreare la natura, ma creare una nuova stratificazione dove l'azione mia diventava con un'azione pure riparatoria e di memoria di questo danno fatto dall'uomo. È come rilassare sulle braccia della natura e lavorare seguendo questa stratificazione e all'interno suo. La luce che esce è verde, ma non è il verde perché il vetro è colorato, è vale del vetro trasparente. Quindi se tu hai una quantità di acqua grande, ha lo stesso effetto. Pure questo riferimento al mare, all'acqua, alla trasformazione.